questo filmato seguiremo un itinerario storico-culturale nei luoghi e nelle strutture della città maggiormente significative. Iniziamo dalla centralissima Piazza dell'Unità d'Italia. Come la vediamo oggi, è radicalmente diversa rispetto all'aspetto originario a partire dal 1300 circa. Originariamente si chiamava Piazza San Pietro, dalla chiesetta che si vede in fondo. Poi Piazza Grande. All'inizio del XX secolo assunse la fisionomia definitiva e dagli anni 20 e dopo la metà del secolo l'attuale denominazione. In base alle vicissitudini storiche che si sono succedute, sono state apposte in vari punti della piazza epigrafi e mantenuti monumenti commemorativi di fatti e personaggi di eccezionale valenza storica della città. I due pili monumentali portabandiere della piazza furono eretti in occasione dell'eliminazione del giardino, che occupava circa metà della piazza odierna, all'altezza del Palazzo della Prefettura e del Lloyd verso il mare, eliminato nel 1919 e nel 1923. Il comune sistemò due piloni provvisori di legno a forma di fasci littori. Furono inaugurati il 24 maggio 1933 alla presenza del Duca d'Aosta Amedeo di Savoia. Alti 6 metri sorreggono un'antenna alta 25 metri con le alabarde collocate in cima. La parte scultorea, il cui bozzetto fu elaborato da Attilio Selva, è alta 4,25 metri e rappresenta gli autieri d'Italia che avevano combattuto nella Prima Guerra Mondiale. A seguito dei fatti del novembre 1953 sono state apposte quattro targhe commemorative, due per filo, in basso rispetto alle sculture in ricordo dei quattro triestini rimasti uccisi il 6 novembre del 1953 nella piazza. Percorrendo il perimetro della piazza si giunge al palazzo adiacente il municipio, sulla cui facciata è apposta una epigrafe che ricorda i sei triestini uccisi nei fatti del 5-6 novembre 1953. Voltandosi di 180 gradi, ci si avvicina alla statua raffigurante l'imperatore austriaco Carlo VI. Alla base, l'epigrafe ricorda l'istituzione del Porto Franco da lui decisa nel 1719, ampliata successivamente dalla figlia Maria Teresa. Grazie a questa decisione, Trieste conobbe uno straordinario periodo di espansione economica, divenendo una capitale di questa area geografica. Qualche metro più avanti, a terra, appare una epigrafe collocata dal Comune di Trieste nel 2013. In ricordo dell'anniversario della scellerata decisione di Benito Mussolini di proclamare le leggi razziali il 18 settembre 1938, proprio da questa piazza. Voltandosi a destra, sotto i portici del Palazzo Municipale, sul lato sinistro, appare il busto e l'epigrafe commemorativa di Felice Veneziano, come omaggio alla figura del politico triestino che tra la fine dell'Ottocento e inizio Novecento per 25 anni fu la figura più autorevole della città. Accanto è posta la gigantesca epigrafe che riporta l'integrale trascrizione della motivazione della concessione della medaglia d'oro al valor militare alla città, ripercorrendo i principali fatti storici tra il XIX e il XX secolo. Uscendo, attraversando l'arco centrale dei portici a sinistra, sulla colonna, è posta un'altra epigrafe che ricorda la proclamazione delle leggi razziali e il monito delle comunità ebraiche e del comune
a ricordare ad essere sempre vigili sulla tutela dei diritti e delle libertà civili. Continuando a percorrere il perimetro della piazza e superato lo storico Caffè degli Specchi, giriamo a destra, uscendo dalla piazza, per raggiungere Piazza Verdi. Sulla facciata del teatro, una epigrafe ricorda il tentativo fallito di insurrezione di Giovanni Orlandini ed altri nel marzo 1848 contro l'Austria. In fondo alla piazza giriamo a destra, percorrendo un tratto di via Einaudi, per giungere in Piazza della Borsa. Al centro della piazza, alla Fontana del Nettuno, davanti al Palazzo della Borsa Vecchia e Palazzo Dreher, o della Borsa Nuova, a terra vediamo una epigrafe che ricorda la rivolta del febbraio 1902 dei fuochisti del Lloyd austriaco contro le inumane condizioni di lavoro. A destra, poi, sotto i palazzi, tra cui la cosiddetta Portizza, dove un tempo era collocata una delle porte delle mura della città medievale, a terra si scorgono sei pietre d'inciampo. Da qualche anno, nelle ricorrenze, vengono collocate in Italia queste pietre per ricordare gli arresti e le deportazioni di ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Sul retro di questi palazzi, attraverso la Portizza, la zona quindi dietro Piazza della Borsa, sorgeva un tempo il ghetto ebraico, istituito originariamente da Leopoldo I d'Austria il 28 novembre 1696. Circa 100 ebrei si trasferirono nel ghetto, chiuso da alte mura, con tre entrate: Beccherie, Riborgo e Piazza dei Rosari. Eccoci in via delle Beccherie e attraversiamo questo quartiere, oggi sede di vari negozi di antiquariato e locali per la ristorazione suggestivi alla serra, che si estende tra Piazza della Borsa e il Teatro Romano, a ridosso di Piazza Unità d'Italia. Usciamo dal ghetto per arrivare ai piedi del Colle di San Giusto e raggiungere così il Teatro Romano. Costruito nel primo secolo fuori dalle mura cittadine in un'area in riva al mare e ampliata all'inizio del secondo secolo d.C., poteva ospitare fino a 6.000 persone. In epoca medievale fu interrata l'intera area per la costruzione di abitazioni civili. Ritenuto perduto, venne individuato nel 1814 dall'architetto Pietro Nobile, ma solo nel 1938 venne riportato alla luce durante la demolizione di una parte della città vecchia. Percorriamo la via del Teatro, sempre ai piedi del colle. E dietro il Palazzo Municipale, per raggiungere la chiesa di Santa Maria Maggiore. Da questa grande chiesa, nella quale si venera la Madonna della Salute per la protezione dal colera del 1842, e quella più piccola di San Silvestro, inizia una delle vie che si inerpicano sul Colle di San Giusto, via della Cattedrale, principale strada cittadina nell'antichità. Allora il mare arrivava circa fino alla via del Teatro e questa via saliva dalla riva del mare fino al punto più elevato della città, cioè il Colle di San Giusto,
dove sorgeva un propileo, antico portale monumentale greco, risalente al primo secolo. Ci troviamo nell'area urbana più antica di Trieste, dove originariamente era sorta la città, fino alla cima del colle, dove oggi sorge la cattedrale di San Giusto. La città antica era composta da due quartieri, San Giusto, che si sta percorrendo in 60 metri di dislivello, e Cavana, adiacente, più sotto, presso le rive del mare Adriatico. Oggi via della Cattedrale, anticamente via principale di Tergestum, rappresenta un percorso turistico suggestivo, che come meta ha la Cattedrale di San Giusto. È il principale edificio religioso cattolico della città. È opinione diffusa che l'aspetto attuale della cattedrale deriva dall'unificazione delle due preesistenti chiese di Santa Maria e di quella dedicata al martire San Giusto, che vennero inglobate sotto uno stesso tetto dal vescovo Roberto Pedrazzani da Robecco tra gli anni 1302 e 1320, al fine di fornire la città di un edificio di culto imponente. Adiacente all'area della cattedrale, in una incantevole cornice, si trova l'interessantissimo Museo d'Antichità Winckelmann e Orto Lapidario. L'esposizione, dedicata all'archeologia d'ambito locale, presenta reperti ordinati con criterio tematico cronologico in tre sezioni: museo, orto lapidario, giardino del capitano. I più antichi reperti archeologici sul colle di San Giusto, oltre al propileo, risalgono al primo secolo riconducibili a una basilica civile, di cui si vedono, a poca distanza dal campanile, i cippi di varie colonne. Questo edificio, costruito in direzione nord-sud, era molto grande, più di 20 metri in larghezza e quasi 100 metri in profondità, il che fa presumere una certa consistenza della popolazione. Dalla sommità del colle si gode di una eccellente vista sul mare che all'epoca costituiva un grande vantaggio strategico. La presenza di una postazione militare antica è una ipotesi perché non esiste alcuna testimonianza in merito. Dopo il 1369, anno in cui i veneziani occuparono la città, inizia la costruzione di due castelletti che andarono distrutti già nel 1380 per opera dei genovesi. Dopo il 1469, anno della distruzione di Trieste ad opera degli austriaci, viene eretto un castello sul colle capitolino, sulle rovine del castelletto veneziano. Successivamente ampliato e denominato oggi Castello di San Giusto, è una fortezza museo adibita a museo civico dal comune di Trieste. Tutto il versante del colle, tra la via capitolina, strada panoramica che sale dolcemente attorno al colle fino a raggiungere la cattedrale e il castello, venne consacrato alla memoria dei caduti in tutte le guerre. L'area verde è disseminata da grezzi cippi di pietra carsica, con i nomi di combattenti noti ed ignoti, e da numerosi cippi commemorativi, il Parco della Rimembranza. In cima si erge il monumento ai caduti, complesso scultoreo di Attilio Selva e Enrico Del Debbio, dedicato ai volontari triestini caduti nella Prima Guerra Mondiale. Lungo il percorso che dalla cattedrale raggiunge in fondo il gigantesco monumento,
sono stati posti ai lati grandi cippi commemorativi inerenti fatti di grande rilievo storico riguardanti personaggi, associazioni e corpi d'arma nella Venezia Giulia. Ma il Parco della Rimembranza di Trieste è diviso in 26 settori su cui sono collocate le pietre carsiche. Quelle dedicate alla Prima Guerra Mondiale sono comprese tra i settori 16 e 25, anche se oggi, al loro interno, è possibile trovare pietre che ricordano anche battaglie successive, come la Guerra Civile Spagnola, le guerre d'Africa ed epigrafi riguardanti la Seconda Guerra Mondiale e i fatti successivi. L'altra parte del colle, il Parco della Rimembranza, si conclude con un'alta fontana simile ad un obelisco. La fontana, progettata sempre da Privilegi, fu installata sulla sua sommità nel 1938 in occasione della visita di Mussolini alla città ed era originariamente illuminata da luci tricolori. Dal fondo della centralissima piazza Carlo Goldoni, specialmente di sera, si può ammirare la fontana di Montuzza in cima al colle, illuminata. Nelle vicinanze di piazza Goldoni, vicino all'ospedale maggiore di Trieste, in via Massimo D'Azeglio è posta un'epigrafe che ricorda l'eccidio del 28 marzo 1945 di quattro partigiani dell'età compresa tra i 17 e i 21 anni. Adiacente alla piazza, all'angolo tra Corso Italia e via Imbriani, è collocata una epigrafe in ricordo dei cinque triestini uccisi il 5 maggio 1945 dalle milizie jugoslave che spararono sulla folla manifestante per l'italianità della città. Sempre nelle vicinanze della piazza Goldoni, nella direzione verso la stazione, in piazza Sant'Antonio Nuovo, dopo le colonne all'entrata della grande chiesa sul lato destro, è presente una epigrafe in ricordo dei sei triestini caduti nella rivolta del 5-6 novembre 1953. Sotto di essa è collocata una targa, uguale a quelle poste sui basamenti dei pili di piazza Unità d'Italia, in ricordo dei due triestini uccisi il 5 novembre nella piazza proprio sul sagrato della chiesa. Sempre proseguendo dalla piazza Goldoni in direzione stazione centrale, lungo la via Carducci, si trova la piazza intitolata a Guglielmo Oberla. Qui è aperto il Museo del Risorgimento Italiano e il mausoleo dedicato a Guglielmo Oberla, primo caduto irredentista italiano, nel luogo dove venne eseguita la condanna a morte, cioè la vecchia grande caserma austriaca, poi demolita, nei primi anni del Novecento a seguito del riassetto dell'intera area. Più avanti, al termine di via Carducci, a sinistra, inizia la via Carlo Gheca, dove si trova il Conservatorio di Musica Tartini. Qui, a seguito dell'attentato dinamitardo alla mensa della Casa del Soldato, in cui erano morti quattro militari, il comando tedesco ordinò una immediata rappresaglia per dare una lezione alla popolazione di Trieste.
i nazisti prelevarono dalle carceri della città 51 prigionieri, tra cui 6 donne e diversi ragazzi di 16-17 anni, e dopo averli portati sul luogo dell'attentato, li impiccarono in ogni angolo e finestra del palazzo, lasciando poi i cadaveri esposti alla pubblica vista per 5 giorni. Ecco l'epigrafe commemorativa dell'efferato atto. Proseguendo si giunge in Piazza Libertà. In questa nicchia è stato allestito il memoriale degli esuli Giuliano Dalmati. Un grande cippo ricorda con epigrafe il drammatico esodo di circa 350.000 persone che lasciarono tutto pur di rimanere italiani. Nella stazione ferroviaria centrale, lato partenze di via Flavio Gioia, all'ingresso un epigrafe ricorda la deportazione di migliaia di persone verso i campi di sterminio nel nord Europa nazisti, tra il settembre 1943 e febbraio 1945, attraverso convogli appositamente allestiti. Nelle aree periferiche di Trieste vi sono vari siti di grande interesse storico. Fu originariamente costruito tra il 1856 e il 1860 nell'omonima località come dimora di Massimiliano d'Asburgo-Lorena, arciduca d'Austria e poi imperatore del Messico, e della sua consorte Carlotta del Belgio. Castello e parco costituiscono uno dei musei statali italiani cui nel 2016 è stata concessa l'autonomia speciale dal Ministero per i beni e le attività culturali. Costruito tra il 15 gennaio 1923 e il 24 maggio 1927 ad opera dell'architetto italiano Arduino Berlam, oltre che ad assolvere le funzioni di faro per la navigazione, illuminando il Golfo di Trieste, svolge anche le funzioni di monumento commemorativo in onore dei caduti del mare durante la Prima Guerra Mondiale. Tempio nazionale a Maria Madre e Regina è un santuario mariano cattolico a nord della città di Trieste, conosciuto dai triestini come il Formaggino per la sua forma triangolare, posto all'altitudine di 330 metri sul Monte Grisa, da dove si ha una vista spettacolare della città e del golfo. Fu progettato su schizzo del vescovo di Trieste e Capodistria Antonio Santini. La costruzione avvenne tra il 1963 e il 1965, mentre l'inaugurazione, ad opera dello stesso vescovo, avvenne il 22 maggio 1966. È stato un lager nazista, situato nella città di Trieste, utilizzato come campo di detenzione di polizia, nonché per il transito o l'uccisione di un gran numero di detenuti, in prevalenza prigionieri politici o ebrei. Le vittime stimate furono fra le 3.000 e le 5.000 sulla base delle testimonianze raccolte. È una cavità artificiale che si trova in località Basovizza, nel comune di Trieste, nella zona nord-est dell'altipiano del Carso, a 377 metri di altitudine.
pozzo minerario profondo oltre 200 metri e largo circa 4, durante le fasi finali della Seconda Guerra Mondiale divenne un luogo di esecuzioni sommarie per prigionieri, militari, poliziotti e civili da parte dei partigiani comunisti jugoslavi. A ricordo di tutte le vittime degli eccidi sull'area è stato costruito un sacrario. I musei e i centri di documentazione storica da visitare a Trieste. Il Civico Museo d'Arte Orientale è situato nel cuore di Trieste, a pochi passi da Piazza dell'Unità d'Italia. È il primo museo dedicato specificatamente all'arte orientale. Il museo ospita le collezioni d'arte orientale, ma anche memorie e ricordi di viaggio, armi, strumenti musicali, testimonianze di vario tipo e reperti di carattere etnoantropologico, provenienti da tutta l'area asiatica, in particolare dalla Cina e dal Giappone. Il museo, che espone il materiale delle raccolte a rotazione annuale per argomenti, un gran numero di pezzi di grande valore e interesse storico, è collocato nell'edificio dove abitò Giovanni Scaramanga, discendente da una nobile e antica famiglia di origine greca, figura di spicco nella vita economica e culturale di Trieste nella prima metà del Novecento. Situato nel centro di Trieste, a poca distanza dalla riva del mare, il Museo Revoltella è una galleria d'arte moderna fondata nel 1872 per volontà del barone Pasquale Revoltella, una delle figure più rappresentative della società triestina dell'Ottocento, che lasciò alla città, oltre a molti altri beni, la sua casa e tutte le opere d'arte, gli arredi e i libri che conteneva. È un museo della scienza interattivo e sperimentale e si trova nel magazzino 26 del Porto Vecchio. È caratterizzato da spazi museali multimediali, immersivi e coinvolgenti, che si inseriscono armoniosamente nell'edificio che li ospita, un luogo imponente e prestigioso, recentemente ristrutturato con elementi architettonici, ambienti e atmosfere profondamente legati alla storia e alla cultura della città. Qui trovano spazio gli apparati interattivi da toccare con mano, per scoprire non solo i fenomeni naturali, ma le applicazioni più innovative della scienza e le attività di ricerca degli enti del sistema scientifico di Trieste. Il Civico Museo della Risiera di San Sabba, inaugurato nel 1975, e l'adiacente percorso fotografico documentario della mostra storica illustrano, attraverso riproduzioni di documenti e testimonianze di vario tipo, la storia della risiera, ricostruendo al contempo un quadro delle vicende storiche, politiche e militari dell'intera regione durante la prima metà del Novecento. Conserva documenti, fotografie, divise, cimeli, dipinti relativi a fatti e personaggi delle vicende risorgimentali locali, dai motti del 1848 alla Prima Guerra Mondiale. All'esterno si trova il sacrario, dedicato alla memoria di Guglielmo Oberdan, patriota triestino impiccato per aver attentato alla vita dell'imperatore Francesco Giuseppe nel 1882. Con la cella del martire e il monumento. Nel magazzino dei venti di Trieste si possono visitare tre sezioni,
l'archivio del Museo della Bora, costituito da una piccola biblioteca e da materiali audiovisivi e multimediali, l'archivio della famiglia Polli, che conserva materiali diversi raccolti, l'archivio dei venti del mondo, che comprende una divertente collezione di venti di varie aree geografiche in contenitori personalizzati. È un museo triestino dedicato alla storia delle ferrovie del Friuli e della Venezia Giulia e i relativi mezzi di locomozione, personale, sistemi di manutenzione e gestione. Sito nell'ex stazione ferroviaria di Campo Marzio, il museo è uno dei pochi in Italia completamente dedicati alle strade ferrate. Il museo ha avuto origine nell'Ottocento con l'intento di raccogliere il materiale antico della storia della città e in seguito si è arricchito con donazioni private di reperti di diverse civiltà. Nell'annesso orto lapidario, che costituisce epigrafi, monumenti e sculture di epoca romana, si visita il tempietto neoclassico con il monumento a Winckelmann. Il Civico Museo del Castello di San Giusto, Armeria, è ospitato negli ambienti 4-500 della Casa del Capitano. L'accesso al museo avviene dal bastione rotondo, direttamente nel cuore storico del castello, la Casa del Capitano Tardo Quattrocentesca. Il percorso di visita prende avvio da una sala introduttiva che narra la storia del sito e lo sviluppo urbanistico di Trieste. E prosegue negli ambienti quattrocenteschi e lungo i camminamenti di ronda al coperto, dove trova spazio l'armeria, e fino a raggiungere la sontuosa Sala Caprin e la targogotica Cappella di San Giorgio. Il museo, realizzato dalla Camera di Commercio di Trieste, richiama nella sua intitolazione il nome dell'istituzione promossa nel 1906. Nelle varie sale si ritrovano documenti e manufatti pertinenti alla storia della Camera di Commercio di Trieste, istituita nel 1755 da Maria Teresa d'Austria. Si ammirano gli strumenti utilizzati per i controlli istituzionali sulle merci, il laboratorio merceologico, la sezione dedicata al mare e al porto. All'interno del museo commerciale trova spazio infine il Museo del Caffè di Trieste, nato nel 2001. Il museo, situato in un'ala dello storico Palazzo delle Poste di Trieste, testimonia l'evoluzione del servizio postale dalla metà dell'Ottocento ai giorni nostri, con particolare riguardo al periodo dell'amministrazione austriaca in Friuli Venezia Giulia. L'esposizione è suddivisa in varie sezioni. La posta, con reperti, modulistica e documenti dall'epoca austriaca a quella moderna. La telegrafia, con apparecchiature e attrezzature telegrafiche di varie epoche e tipologie. La cartografia postale, con carte d'epoca relative ai percorsi di posta. La posta militare, con l'attrezzatura completa di un ufficio postale da campo. In una struttura ottagonale è ospitata la ricostruzione di un ufficio postale di fine Ottocento, mentre una sala è dedicata a periodi alterni alle collezioni di storia postale e di filatelia. Tra i musei di storia naturale più antichi d'Italia, 1846, deve la sua fama soprattutto alla collezione di importanti reperti unici al mondo. Il dinosauro Antonio, Tetisadros insularis, è il più grande e completo dinosauro italiano e la più importante scoperta paleontologica d'Europa. Grande attrattiva da sempre è anche Carlotta, lo squalo bianco lungo 5,4 metri catturato all'inizio del Novecento nel Quarnero.
Il percorso espositivo segue un itinerario attraverso le numerose sale disposte in due piani. Il Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare è uno dei musei più visitati d'Italia. Situato nei pressi di Trieste, il castello gode di una posizione panoramica incantevole. Si trova a picco sul mare, sulla punta del promontorio di Grignano, a circa una decina di chilometri dalla città, ed è circondato da un rigoglioso parco ricco di pregiate specie botaniche realizzato in simbiosi con la dimora. Il Civico Museo Sartorio, dimora storica, al suo interno comprende arredi, opere d'arte e oggetti di uso quotidiano. La villa, collocata a breve distanza dal mare e circondata da un grande giardino, viene edificata nel Settecento. Pietro Sartorio, giunto a Trieste dalla natia Sanremo nel 1775, in qualità di mercante di granaglie entra a far parte del patriziato triestino. Arreda la villa con mobili e quadri di pregio, tuttora esposti. Trasmette ai suoi figli il gusto per l'arte, in particolare a Giuseppe, che diviene un attento e competente collezionista, cui si deve innanzitutto la rara collezione di 254 disegni di Giambattista Tiepolo. Per la ricchezza delle collezioni, il Museo del Mare di Trieste è, nel suo genere, uno dei principali istituti del Mediterraneo. Anche per questo motivo il Comune di Trieste ha deciso lo spostamento del museo dalla vecchia sede di Via Campo Marzio al Porto Vecchio nell'ambito del magazzino 26. Visitabile la sezione dedicata alla collezione dell'OID, la compagnia di navigazione che segnò la storia marinara di Trieste. Un migliaio di oggetti, tra modelli di navi, pubblicazioni, carte e strumenti nautici, argenti e porcellane, sono sapientemente collocati negli ampi spazi per raccontare la storia della società e della sua flotta, ma anche la vita a bordo delle grandi navi da crociera, tra pranzi e divertimenti. Il museo, formalmente istituito e incardinato nel Museo Multiplo Civici Musei di Storia ed Arte, nasce dalla straordinaria collezione di Diego de Enriquez, acquisita dal Comune di Trieste nel 1983 e costituita da circa 15.000 oggetti relativi sia alla Prima che alla Seconda Guerra Mondiale. Non si tratta di un museo di guerra, comunemente inteso, ma del museo della società del Novecento in guerra, con i suoi demoni e i suoi orrori nel lungo e contrastato cammino verso la pace. L'esposizione permanente del museo comprende decine di fotografie dell'album di famiglia che ricostruiscono la vita dello scrittore e mostrano le persone a lui più vicine e care. Ci sono inoltre il suo mobile libreria con alcuni dei suoi libri, il suo violino, la sua penna d'oro. La sala studio, aperta con i medesimi orari, racchiude i manoscritti autografi dello scrittore, l'album fotografico, documenti della famiglia Schmitz e la biblioteca ricca di edizione delle opere svediane in lingua originale e in traduzione e di testi critici. Il Museo della Civiltà Istriana, Fiumana e Dalmata si trova a Trieste perché questa città è la capitale dell'esodo dei Giuliano-Dalmati. Il ricordo di una tradizione costitutiva della civiltà dell'Alto Adriatico, la tradizione di matrice latina, romanza, veneziana e italiana viene presentata ai suoi visitatori nei tratti essenziali. In questo modo si propone di contribuire alla costruzione di un'immagine completa della civiltà sviluppatasi nell'Adriatico orientale nel corso di più di due millenni.
La sede triestina del Museo Nazionale dell'Antartide si sviluppa su una superficie di circa 800 metri quadrati ed è focalizzata sulla storia dell'esplorazione del continente antartico e sulle ricerche in geologia e geofisica marina. Il museo si articola in tre settori principali. Il primo è dedicato alla storiografia dell'Antartide, in esposizione alcune preziosissime carte storiche originali. Il secondo narra la storia dell'esplorazione dell'Antartide. L'ultimo settore si occupa delle spedizioni italiane a partire dagli inizi del Novecento, fino alle ultime organizzate dal Progetto Nazionale delle Ricerche in Antartide. Inoltre, postazioni interattive e percorsi multimediali permettono al visitatore di conoscere ogni aspetto del continente bianco, dalle spedizioni storiche a quelle più recenti, all'avventura italiana in Antartide, fino ad approfondimenti su clima e paleoclima. Il Museo di Carattere Nazionale CRP di Padriciano, Centro Raccolta Profughi di Padriciano, è l'unico allestimento espositivo in Italia ed è situato in un'area esclusiva che conserva inalterata la sua struttura originaria dopo la dismissione nella metà degli anni 70. Oggi è una delle strutture più visitate nella provincia di Trieste, tappa fondamentale nell'ambito dei viaggi della memoria, che fanno del capoluogo giuliano un sito unico in Italia. È pertanto una meta obbligata per chi volesse conoscere o approfondire il dramma dell'esodo giuliano-dalmata, oppure farsi un'idea precisa e circostanziata della difficile accoglienza che venne riservata agli esuli in fuga dalle persecuzioni della Jugoslavia comunista del dopoguerra. Il Faro della Vittoria è un imponente monumento nazionale a Trieste che offre uno spettacolare panorama sulla città. Ogni elemento che lo compone è stato pensato per avere un forte valore simbolico. La statua della Vittoria alata, la statua del marinaio ignoto, l'ancora, l'epigrafe e la catena. Il Faro della Vittoria presenta il duplice scopo di celebrare il passaggio della città di Trieste al Regno d'Italia e di commemorare i caduti in mare nel corso del primo conflitto mondiale. Il 10 febbraio 2007 è stato solennemente inaugurato il nuovo assetto del Sacrario di Basovizza. A margine del sacrario è stato previsto uno spazio dedicato a centro di documentazione che il Comune di Trieste ha ritenuto di affidare alla Lega Nazionale. Una commissione di valenti storici ha provveduto alla stesura dei testi, nonché del relativo volume che contiene, in versione multilingue, tale materiale illustrativo. Fondato da Carlo Schmidl nel culto delle memorie di palcoscenico con la lungimirante donazione della sua raccolta storico-musicale, il Civico Museo Teatrale a Palazzo Gopcevic documenta la vita del teatro e della musica a Trieste dal Settecento ai giorni nostri. Manifesti, locandine, fotografie, stampe, medaglie, strumenti musicali, cimeli, fondi archivistici e manoscritti autografi costituiscono l'ossatura di un teatro delle memorie che da quasi un secolo incrementa le sue collezioni nello spirito del fondatore. Ora vediamo le principali chiese storiche presenti a Trieste che arricchiscono il patrimonio artistico e storico cittadino. Una cappella dedicata alla Madonna del Rosario
anche sede di una confraternita dallo stesso titolo, è stata costruita nella Piazza Vecchia dal 1631 al 1635. È una chiesa barocca costruita nel XVII secolo dalla Compagnia dei Gesuiti. I lavori per la costruzione cominciarono nel 1825, venendo consacrata nel 1849. La chiesa venne consacrata il 23 ottobre 1870. Questa chiesa è stata consacrata il 17 luglio del 1774. È un edificio di culto della comunità greco-ortodossa situata a Trieste, costruita tra il 1784 e il 1787. È un edificio religioso situato a Trieste appartenente alla comunità evangelica di confessione augustana, costruito nel XIX secolo in stile neogotico tedesco. È la chiesa della comunità serbo-ortodossa costruita nel 1869, nel luogo della preesistente chiesa di San Spiridione del 1753. Inaugurata nel 1912, è considerata tra i maggiori edifici di culto ebraici in Europa, seconda per dimensione solo al Tempio di Budapest. L'itinerario storico-culturale di Trieste termina qui, in Piazza Unità d'Italia, da dove è partito. Questo è il polmone dove si respira l'aria della storia di questa città.